Naturalmente, quindi noi come centro quindi di regionale quindi di Ipovisione, che ha sede quindi nel campus quindi di Germaneto, abbiamo quindi contribuito quindi all'iniziativa di screening per la tutela quindi delle patologie quindi visive attraverso quindi delle visite quindi gratuite che si sono tenute qui in Piazza quindi Rossi, tutta quindi la giornata, che permettevano quindi la partecipazione quindi ad adulti, a bambini, per sottoporsi quindi allo screening visivo. Nel pomeriggio stiamo quindi per condurre quindi un seminario quindi informativo sulle patologie che determinano invalidità quindi visiva. Lo screening ha riscosso successo? C'è stata molta adesione da parte dei cittadini? Nelle prime ore abbiamo avuto circa un centinaio quindi di cittadini che hanno quindi aderito allo screening. Noi facciamo parte dell'Università di Catanzaro Magna Grecia e come reparto di oculistica ci teniamo al fatto che la prevenzione sia un elemento fondamentale e che tutta la popolazione sia sensibilizzata alla problematica della vista, e tramite queste operazioni di screening stiamo riuscendo nel nostro obiettivo, e ogni anno i risultati sono sempre più positivi e questo ci rallegra molto. E avete riscontrato delle patologie nel corso della giornata? Sì, abbiamo riscontrato alcune patologie, dalle quali magari alcuni pazienti già sapevano di essere affetti, altri invece nuove diagnosi, e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che l'obiettivo del nostro screening sta riscuotendo un certo merito e un certo obiettivo. Intanto sensibilizzare le persone a fare prevenzione e educazione alla salute dell'occhio, e poi comunque lo screening serve per individuare in tempi brevi, con una diagnosi precoce, se c'è qualche patologia da curare. La giornata ha avuto successo? La giornata ha avuto molto successo, abbiamo divulgato parecchio materiale informativo, lo slogan dei nostri opuscoletti è "La vista, luce dei miei occhi". Ci riflettiamo, ci rendiamo conto che è troppo importante, un bene troppo prezioso, la vista, e per noi che non abbiamo questa fortuna, cerchiamo veramente di sensibilizzare la popolazione a sottoporsi a screening, ma quantomeno ad informarsi, perché l'informazione è fondamentale per la salute degli occhi. Benissimo.